карнавале, под синей ночи вы мне сказали, люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, сделал с вас, наверное, маску. О, под маской леди краснее меди торчали, о, рыжие усы. Buonasera, il protagonista della puntata di stasera di C'era una volta la Russia è Nikita Khrushchev. Tra i successori di Lenin fu sicuramente il più pittoresco, il più vivace e forse il più imprevedibile. E prima di Gorbaciov fu anche quello che noi conoscemmo meglio. Stalin era stato per i russi come un'icona remota, lontana, riverito come un'immagine sacra, temuto come uno degli zar terribili del lontano passato russo. Khrushchev fu il primo a uscire dalle mura del Cremlino per andare incontro al popolo. Stalin non amava il popolo, lo disprezzava. Khrushchev amava incontrare la gente e lo faceva con spontaneità. Anche con questo nuovo stile di governo egli cambiò in realtà la Russia del suo tempo. La cambiò ancora di più naturalmente con le drammatiche rivelazioni e denunce degli orrendi crimini di Stalin. Certo, molti altri aspetti dello stalinismo non cambiarono. La Russia rimase uno stato di polizia, il potere sovietico rimase un potere assoluto e fu Khrushchev a occupare militarmente l'Ungheria ribelle. Tuttavia, dopo di lui, il grande paese ricominciò a cambiare e a respirare e non fu mai più così totalmente oppresso dalla paura del potere. Dopo Khrushchev, insomma, la Russia non fu mai più la stessa e fu comunque migliore della Russia feroce di Stalin. Buona visione. Furono gli americani a chiamarlo Mr. Cucurusa, cioè il Gran Turco, o mais in lingua russa, la pianta che lo aveva colpito col vigore di un'illuminazione. Una pianta di alto fusto che voleva dire più mangime per il bestiame e di conseguenza più prodotti di largo consumo per la gente. Nikita Khrushchev conquistò l'America e ne rimase affascinato. Andò anche a Hollywood, la Mecca del cinema, insieme con la moglie Nina. Hollywood, dove lo accolse una sorridente Marilyn Monroe nel pieno della sua bellezza. E Shirley MacLaine, che gli fece da guida su un set cinematografico. Gli incontri con Eisenhower, il presidente repubblicano, lo stratega del secondo conflitto mondiale, parvero segnare davvero la fine della guerra fredda. Tante cose sembravano dimenticate, anche il passato di Nikita Khrushchev. Aveva frequentato a Mosca la stessa università operaia della moglie di Stalin, Nadezhda, poi morta suicida. Ed era stata lei a presentare al marito questo giovanotto che prometteva bene. Una tappa importante della sua carriera fu l'aver sovrinteso come funzionario del partito al riassetto urbanistico di Mosca e alla costruzione di una imponente rete metropolitana.
Già allora, se vogliamo, si poteva capire come la pensava in fatto di benessere e di consumi. Noi bolscevichi siamo gente fatta così. Qualcuno dice abbiamo fatto molto e noi gli rispondiamo non basta, è ancora poco. Questo, compagni, non perché siamo gente strana, ma perché il potere sovietico, che è il potere degli operai e dei contadini, vuole conquistare e promette una vita più felice per tutti noi, per le generazioni presenti e per quelle a venire. Da Mosca in Ucraina come vice di Kozior, segretario del partito in quella regione. Kozior che finì davanti a un plotone di esecuzione. Un fedelissimo di Stalin, rappresentante tipico di quella giovane leva di funzionari che aveva fatto carriera nel partito grazie a un drammatico ricambio del vertice, da cui erano spariti i vecchi compagni di Lenin, Trotsky fra questi. Per dare un'idea dell'ampiezza delle purghe staliniane, ricorderemo il 17° congresso del febbraio 1934, che si meritò il nome di Congresso delle Fucilazioni, perché di 1.225 delegati solo 117 si salvarono, Khrushchev fra questi ultimi. Fu amico di Jesov, il capo della polizia politica, uno dei grandi epuratori del regime. Stava accanto a Stalin nel giorno della vittoria sui tedeschi. E fu tra coloro che portarono a spalla la bara del defunto dittatore. Il Khrushchev di sempre, che così aveva parlato di Stalin. Nessuno poteva immaginare quel che avrebbe detto in futuro, per esempio, al 22° congresso del 1961. Вредных последствий культа личности, а также окончательном разоблачению антипартийной фракционной группы. Но напрасны такие потуги врагов коммунизма. Ничего они на этом не выиграют. Отличие марксистско-ленинских партий от всех других политических партий состоит в том, что коммунисты, не колеблясь, смело вскрывают и ликвидируют недостатки и изъяны. Содержанием своей работы 22-й съезд подтвердил непоколебимость. C'erano anche Togliatti e Nilde Iotti in sala. Difficile dire fino a che punto fossero convinti. Fu in quel 1961 che il corpo imbalsamato di Stalin venne tolto dal mausoleo della Piazza Rossa, dove riposava accanto al corpo di Lenin. Per Stalin, una seconda morte. Per prendere il potere, Khrushchev aveva dovuto eliminare gli altri eredi del dittatore. Partendo da Beria, che venne arrestato, processato e fucilato come spia. Malenkov, Kaganovich, Molotov avevano avuto un destino meno drammatico. Spediti in pensione o in posti di nessun rilievo,
come Molotov, che con Khrushchev finì quale ambasciatore in Mongolia. Lo vediamo in queste rarissime immagini assistere a una parata del 1° maggio a Ulaanbaatar, la capitale mongola, dove, lo avrete notato, i manifestanti inalberavano ancora il ritratto di Stalin. Queste deliziose bambine che compaiono a più riprese nel filmato sono le nipotine di Molotov, che assiste alla parata insieme agli altri diplomatici che certo non avevano alle spalle una storia come la sua. Il calo di prestigio era immenso. Se gli bruciava, cercava di non darlo a vedere. O forse, assistendo a questo divertente spettacolo di lotta, dove il vincitore dà sfogo alla sua gioia imitando un uccello, pensava che il braccio di ferro non fosse ancora finito. Per vincere, Khrushchev aveva potuto contare sull'appoggio dell'esercito, che aveva applaudito al processo di destalinizzazione anche nel ricordo della terribile purga del 1937, che aveva letteralmente decimato il corpo ufficiali. Gli aveva fatto da spalla il maresciallo Georgi Zhukov, il ministro della difesa, lo stratega brillante che aveva vinto la battaglia di Mosca e quella di Stalingrado, portando in seguito l'Armata Rossa fino a Berlino. Solo che anche Khrushchev era figlio del sistema. Seppure aveva rinunciato, tolto il caso di Beria, a punire con la morte gli avversari politici, non per questo era disponibile a dividere il potere con altri. Accusato di bonapartismo, Zhukov venne relegato a un comando periferico sul basso Volga. E di lui non si sentì più parlare. Khrushchev aveva chiuso i gulag e liberato i detenuti, quei condannati ai lavori forzati sulla base di sentenze sommarie, il più delle volte per crimini inesistenti, che erano morti a milioni di stenti e di fatica mentre costruivano le opere del regime, i grandi canali, i bacini artificiali, così vasti da venir chiamati mari, e via via, nel ghiaccio delle regioni più impervie. Alla gente Nikita Khrushchev aveva promesso i consumi, una sua vecchia idea, e per questo, oltre al grano turco, era venuta la scoperta delle cosiddette terre vergini dell'Asia centrale sovietica. Quelle terre vergini che avevano consentito di allargare in maniera straordinaria l'area delle superfici coltivabili. E dove non mancò l'entusiasmo dei pionieri, specie dei giovani, che erano partiti a centinaia di migliaia verso la nuova terra promessa. Terre vergini perché mai coltivate prima,
ma dove per secoli si era depositato l'humus fertile sul terreno e pertanto una specie di granaio potenziale che non era mai stato sfruttato in passato. Fu qui, nelle terre vergini, che parve doversi realizzare uno degli slogan preferiti di Khrushchev: raggiungeremo e supereremo l'America. In effetti, per alcuni anni i raccolti furono sorprendenti. Per la prima volta nella storia dell'Unione Sovietica eguagliarono quelli della Russia zarista. Con Stalin erano stati gli anni dell'acciaio. Con Khrushchev parve che dovessero aprirsi quelli dell'abbondanza. Non era un caso che ci tenesse a qualificarsi come un amico dei contadini, che con lui conquistarono finalmente la carta d'identità personale che gli era stata negata nei tempi staliniani, quando venivano sfruttati e vessati, in pratica mantenuti nella condizione di servi della gleba. Questi cartoni animati, forse un poco ingenui, danno un'idea del clima dell'epoca. Quando tutto sembrava dover finalmente arrivare sulla tavola dei russi. E la gente cominciò a mangiare meglio, a vestirsi meglio, a vivere meglio. A leggere i giornali, non più per trovarvi il resoconto di un processo politico, di una condanna, di una fucilazione. Nella storia del paese fu in assoluto un sovrano anomalo. Che amava i bagni di folla e girava nelle più lontane province, spesso denunciando la stupidità e l'arroganza dei funzionari di partito, la loro radicata inefficienza. Molto, moltissimo restava naturalmente da fare. Ed era con una certa aria di meravigliata sorpresa
che lo stesso Khrushchev si rendeva conto di quanto fosse ancora arretrata la Russia eterna, soprattutto nelle campagne, dove mancava la cultura della produzione. E le case erano baracche di legno cadenti. Ma nemmeno questo intaccava il suo entusiasmo. Il volo di Yuri Gagarin nell'aprile del 1961 segnò per Khrushchev un momento di personale trionfo e di verifica dei suoi sogni. Per la prima volta un uomo si era levato nel cosmo e quest'uomo era un cittadino sovietico. Chi poteva ormai sbarrargli la strada? Un primo stop venne da Oriente, dalla Cina, l'altro impero del comunismo al potere. Khrushchev ci andò, accolto da Mao con manifestazioni di contegnosa amicizia. Mao che aveva chiesto ai sovietici di aiutarlo a costruire l'atomica. E Khrushchev aveva risposto di no. In caso di bisogno, ci penseremo noi a difendervi. La conseguenza fu una clamorosa rottura. La Cina era un paese arretrato, dove tutto si faceva grazie alla fatica dell'uomo. Inoltre, una Cina sulla cui pelle si erano tentati gli esperimenti più folli, come la caccia ai passeri, che pretese le energie di un intero paese. Il principio di questa incredibile guerra alla natura fu molto semplice. I passeri, per nutrirsi, beccavano il riso, il miglio e via via. E questo di anno in anno faceva calare i raccolti. Per i passeri non ci fu tregua o pietà. Qui ne abbiamo la prova. Pablo Neruda, che in quell'anno si trovava in Cina, così riassunse in versi le proprie impressioni. Mi trovai l'altro ieri in Cina, proprio nel momento in cui Mao Zedong perentoriamente decise di farla finita con i passeri. In quel preciso modo e con quella storica disciplina cinese che innalzò la grande muraglia secolare, così i numerosi reparti di Mao con furia si batterono contro il nemico passero. Erano milioni, ragazzi e generali, ragazze e astronomi, donne generalesse e donne astronome, becchini e piloti, cuochi e contadini, artigiani di ceramica e di giocattoli, poeti dei fiori e coltivatori del riso, diplomatici sorridenti e tutto il resto del paese, tutti riuniti nella lotta finale contro il nemico passero. Caddero i poveri passeri per una morte fantasma. E il capopassero, alla fine, venne ucciso dallo sparo di Mao medesimo. E oltretutto non ci si rese conto che i passeri, pur sottraendo un po' di riso ai raccolti, facevano da spazzini delle campagne, mangiando gli insetti nocivi che l'anno seguente la fecero da padroni. E fu la carestia,
una delle peggiori nella storia cinese, con milioni di morti per fame. Khrushchev, cioè l'uomo della distensione, della condanna dei delitti di Stalin, di una promessa di consumi, ma anche il personaggio di non poche contraddizioni. Sul fronte culturale, per esempio, bloccato su una linea di fondamentale conservatorismo. Ne fece le spese, fra gli altri, Boris Pasternak, uno dei grandi della letteratura russa, che abbiamo visto accanto a Majakovskij e che qui vediamo con Anna Akhmatova. Il suo dottor Givago, che in Occidente gli era valso il Nobel, venne spietatamente condannato. Ecco quel che ne disse il capo dei giovani comunisti, Semichastny, un personaggio di cui parleremo ancora. Come dice un proverbio russo, una pecora marcia guasta il gregge. Noi abbiamo questa pecora marcia nella nostra società socialista e costui è Pasternak, con le sue opere insultanti. Quest'uomo ha sputato in faccia al nostro popolo. Un maiale non guarda dove mangia o dove dorme. Ma se dobbiamo paragonare Pasternak a un maiale, bene, un maiale non si comporta come lui che ha sputato nel piatto dove mangiava. Perché dunque a questo emigrante interno non dovremmo far respirare l'aria del mondo capitalistico di cui sente tanta nostalgia? Facciamolo diventare davvero un emigrante che se ne vada nel paradiso capitalista. E Khrushchev applaudì. Ci volle un accorato appello di intellettuali e di amici per evitare l'espulsione dal paese di Pasternak, che morì nel maggio del 1960. Queste sono le immagini dei suoi funerali. Partendo dalla dacia di Peridielkino, dove in tanti erano convenuti per rendergli l'estremo saluto, e fu un atto di coraggio. Ci vorranno più di 20 anni per vedere il dottor Givago pubblicato anche in Russia, con Gorbaciov. Thank you.
ma fu soprattutto davanti alle sculture di Ernst Niesgestny che esplose in una violenta filippica. Nella situazione migliorò man mano che visitava la mostra. «Che cos'è questa robaccia?» domandò indignato. E come continuò, incurante di ogni altra risposta. «Non mi piace, certo che non mi piace affatto. A chi può piacere? Cos'è tutto questo? Vi abbiamo nutrito, educato ed è così che ripagate il nostro popolo? No, questa non è arte, è spazzatura». Un'eguale condanna fu pronunciata davanti al Comitato Centrale, riunito in seduta plenaria, dove quelle opere vennero portate per additarle al disprezzo generale. Non fu diversa, cioè sempre a zigzag, la politica estera cruscioviana, partendo dai paesi cosiddetti fratelli dell'Europa orientale. La prima crisi era esplosa a Berlino, nella zona di occupazione sovietica, diventata la capitale di una repubblica democratica tedesca. Una rivolta popolare repressa coi carri armati e in seguito il muro della vergogna, a dividere in due la città. Un muro voluto da Khrushchev per bloccare la fuga di cervelli e di braccia verso Occidente. Nel 1956 fu l'Ungheria a ribellarsi. Che fare? Prima di intervenire, Khrushchev volle sentire i capi militari. Dopodiché, per decisione unanime, fu data la parola ai carri armati. Ciò malgrado, il dialogo russo-americano andava avanti. Nixon, da vicepresidente degli Stati Uniti, andò a Mosca, dove Khrushchev gli spiegò così la sua filosofia di fondo. Il capitalismo è il passato, il comunismo il futuro. Per forza di cose ci sarà più prosperità nel mondo comunista. Fra 7 anni, aggiunse, nell'Unione Sovietica saremo altrettanto ricchi quanto gli americani e vi faremo un cenno di saluto. E quando vi avremo completamente distaccati, vi faremo un altro cenno. Seguiteci. Il processo di distensione avrebbe dovuto avere la sua sanzione definitiva in un vertice a Parigi tra Khrushchev e Eisenhower, presenti anche i primi ministri di Francia e Inghilterra. Thank you.
Fu un avvenimento del tutto inaspettato a scatenare la reazione di Khrushchev. Questi chiese delle pubbliche scuse ad Eisenhower, che si rifiutò di farle. E i sovietici abbandonarono il tavolo della conferenza. L'episodio che mandò in collera Khrushchev fu l'abbattimento sul territorio sovietico di un aereo spia americano, l'U-2. Ecco come lo stesso Khrushchev giustificò la decisione di rifiutare ad Eisenhower un invito in Unione Sovietica. Господи Боже мой, я даже знаю, я считаю так, что где человек гадит, туда он не ходит, понимаете, обедать. È elementare. Come può il presidente degli Stati Uniti, dopo quanto è successo, pensare di venire a pranzo da Nikita Khrushchev? Kennedy succedette ad Eisenhower. E per prima cosa si recò in visita a Berlino. Kennedy, che sembrò impersonare le speranze del mondo. Fu a Vienna che incontrò un Khrushchev molto impressionato dalla giovane età del suo interlocutore, tanto da trarne la convinzione, come disse al suo ritorno a Mosca, che Kennedy non avesse nemmeno un'idea in testa. Ma ebbe prova di che pasta fosse fatto questo giovane presidente degli Stati Uniti durante la crisi di Cuba, che portò il mondo molto vicino al baratro di una terza guerra mondiale. Khrushchev dapprima negò di aver dato i missili a Castro. In seguito fu costretto ad ammetterlo dopo aver visto le foto scattate dai ricognitori americani. Kennedy gli pose un drammatico ultimatum. E Khrushchev, posto di fronte al rischio di una guerra nucleare, ritirò i suoi missili, uscendone con le ossa rotte. Il 1964 non fu un anno felice per lui. Prese parte, come di consueto, al ricevimento di Capodanno, festa di nonno Gelo, col tradizionale pino siberiano piantato nei giardini del Cremlino. Poi si prese alcuni giorni di vacanza nella dacia di Kuntsevo. Слышится в эти тихие вечера, а рассвет уже.
Soprattutto pensava, ma non che potessero tradirlo. Era un uomo di forti affetti familiari. Qui lo vediamo giovanissimo con la seconda moglie, Nina, la prima essendo morta di tifo durante la guerra civile, coi tre figli che gli aveva dato Nina. E molto più anziano, già al potere, con tutta la famiglia, compresi i nipotini che amava moltissimo. Mentre in queste altre fotografie si vede il genero a Jubei, direttore delle Svestia. E ancora Khrushchev a tavola al Cremlino e nel filmato a colloquio con la moglie. Il primo maggio di questo 1964 fu al solito una bella festa. Khrushchev comparve per primo e da solo dall'alto del mausoleo di Lenin, salutando con molta allegria la folla. Sembrava in piena forma, sicuro di sé. Difficile, perfino impossibile, cogliere dei segni contrari. Era poi vero che il riformismo khrushchoviano era entrato in una fase di stanca. I sovietici conducevano un'esistenza migliore, ma non si erano spalancate le porte del benessere. Né la cucurusa, né le terre vergini, dopo i successi iniziali, avevano dato all'agricoltura il vigore che si sperava. C'era stato addirittura un anno di crisi. Il volontarismo, in altre parole, non era bastato. La Russia aveva dovuto acquistare di fretta in Occidente gli impianti chimici in grado di produrre i concimi. I contadini erano più liberi, ma pur sempre ingabbiati in quelle fattorie collettive che ne frenavano lo slancio produttivo. Così l'industria, chiusa entro i rigidi schemi della pianificazione centralizzata. E questo spiegava perché i trionfi del cosmo non trovavano un eguale riscontro in terra. Erano alle spalle, certo, gli anni della paura, ma il sistema era rimasto uguale a se stesso, nella presunzione che bastasse denunciare i delitti di Stalin per renderlo il migliore dei sistemi possibili. La Russia era sempre una grande potenza, ma isolata nello scudo dei suoi missili. C'era la Cina nemica ad Oriente e il dialogo con l'Occidente bloccato. Insomma, Khrushchev aveva fatto tanto, ma non abbastanza. E sul fondo, il malcontento della burocrazia di partito, cui aveva tolto molti dei suoi privilegi, ma non tutti. Semmai, rinunciando al terrore, aveva creato le condizioni per una congiura di palazzo. Il problema era di vedere se avrebbero osato tanto. Thank you.
In aprile aveva compiuto 70 anni ed erano fioccate le lodi e le medaglie. Gliele aveva consegnate Brezhnev, il numero due del partito, l'uomo che si preparava a tradirlo. Incaricato della bisogna fu Semishastny, lo stesso della condanna a Pasternak, salito al rango di capo operativo del KGB. È così che ricorda quei giorni. Mi chiamarono al rapporto al Cremlino. L'ordine era di riportare Nikita Khrushchev a Mosca, a qualsiasi costo. Mi consigliarono di utilizzare anche 50 o 60 uomini e a me di portare la pistola. Poi Brezhnev mi prese da parte per dirmi che nessuno si sarebbe dispiaciuto se a Khrushchev fosse capitato un qualche incidente. Gli risposi che il mio KGB, il KGB dei miei giorni, non era più abituato a simili imprese. Khrushchev è in vacanza sul Mar Nero. Aspetta che ritornino in terra i tre cosmonauti lanciati nel cosmo per i consueti festeggiamenti a Mosca. È un ottobre caldo, favorevole ai bagni di mare. Lo vediamo in un abbigliamento del tutto inconsueto. Lo chiamano al telefono per dirgli che l'atterraggio dei cosmonauti è felicemente riuscito. Il giorno seguente prende l'aereo per Mosca, sotto buona scorta. Per fugare i sospetti gli dicono di temere un attentato. Una macchina lo aspetta per condurlo velocemente al Cremlino, dove gli annunciano, davanti al comitato centrale, riunito in seduta plenaria, che non è più il capo del partito. Pare che non se lo aspettasse. L'uomo che per 10 anni ha governato con poteri quasi assoluti la seconda potenza del mondo condurrà d'ora in avanti la vita di un pensionato. Queste sono le immagini un po' melanconiche, mai viste prima, che abbiamo del suo involontario ritiro in una dacia fuori Mosca, da dove gli era proibito di uscire. Muore nel settembre del 1971, regnante Brezhnev. Lo seppelliscono in una piovosa mattina moscovita, in un angolo del cimitero di Novodevichy. Non sotto le mura del Cremlino, come gli sarebbe aspettato se fosse rimasto al potere. Presenti ai funerali coloro che hanno ritenuto di dovergli qualcosa e quelli che lo hanno amato, i figli, la moglie Nina. Il monumento funebre, su richiesta dei familiari, glielo farà lo scultore Niesvestny, oggi esule in America, proprio quello che si era tirato addosso le ire di Khrushchev. In quella mattina di settembre seppellivano un politico che aveva combattuto lo stalinismo e aveva vinto, ma non poteva sconfiggerlo definitivamente, perché lo stalinismo viveva dentro di lui. Nikita Khrushchev aveva tentato disperatamente di riformare il comunismo e infine aveva fallito perché, come ha dimostrato la storia, non era possibile farlo.
Non so dire con assoluta certezza se la storia di Khrushchev sia stata un successo o un fallimento. Sicuramente un successo in quanto pose fine agli orrori staliniani, i milioni di morti ammazzati, i milioni di schiavi nei lager non ci furono più. Ma la sua fu anche la storia di un fallimento. Con l'occupazione dell'Ungheria impose il potere russo su dei popoli che non lo volevano e questo l'Unione Sovietica lo pagherà molto caro. E poi Khrushchev non riuscì a realizzare quella riforma profonda del sistema sovietico che sapeva essere necessaria ma di cui non conosceva il modo di realizzarla. Dopo di lui peraltro gli stessi fatali errori furono compiuti da Leonid Brezhnev. Di Brezhnev vi parleremo nella prossima puntata. L'uomo che, come abbiamo visto, depose Khrushchev con un colpo di palazzo e che poi governò la Russia per due decenni quasi, dagli anni 60 agli anni 80, gli anni in cui l'Unione Sovietica sembrò raggiungere l'apice della potenza. E invece proprio in quegli anni, gli anni, come è stato detto, della vecchiaia del comunismo, ebbe inizio un inarrestabile declino che annunciava la fine del comunismo.